Allora parliamone subito in compagnia della presidente dell'ENIT, Alessandra Priante, che ci indicherà dove gli italiani e non solo scelgono di andare per le vacanze pasquali. Presidente, ben arrivata, ben trovata nel pomeriggio di Radio 1. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti voi, gli ascoltatori. Buon pomeriggio, presidente Alessandra Priante. Allora, prima di tutto una domanda personale. Lei dove andrà in queste festività di Pasqua? A Roma, A Roma. perché sono di ritorno da Madrid, per cui mi godrò a Roma, insieme a tanti altri turisti, da quello che sappiamo, Roma sarà piena di turisti stranieri. Ecco, allora facciamo il punto sulle presenze dei turisti stranieri. Da dove vengono questi turisti? Allora, prevalentemente dall'America, che si conferma essere il primo mercato, diciamo, overseas del nostro bel paese, seguiti ovviamente dagli europei, ma ci sono anche delle nazionalità molto interessanti, come il Canada, come il Brasile, come la Corea del Sud, e in particolare il Brasile è interessante perché sia Brasile che Argentina sono quelli che hanno prenotato per un periodo più lungo. Quindi quello che notiamo in questa Pasqua è che le persone staranno per un periodo più lungo rispetto all'usuale. Più o meno 10 giorni sarà la durata media delle vacanze. Presidente, Pasqua con chi vuoi, ma Pasqua anche da soli. È vero che molti cittadini non rinunciano alle vacanze pasquali e faranno una vacanza anche in solitaria? Beh, questo è un dato interessante, divertente che abbiamo voluto mettere in evidenza, sì, perché in realtà questa Pasqua cade oltretutto a una fine di marzo, quindi ha un cambio, diciamo, della stagione, quando iniziamo ad allungare le giornate, e la voglia di interrompere, la voglia di pausa, la voglia di in qualche modo evadere è fortissima. E molte persone andranno da sole, sì, perché no? Andranno in esplorazione, andranno nei territori anche immediatamente fuori dai grandi punti di attrazione, che sono le grandi città, ma non solo. E poi ovviamente ci sarà chi assaggerà il primo mare piuttosto che chi resisterà ad andare in montagna. Presidente, ma come mai questo buon andamento del turismo? Ci siamo attrezzati un po' meglio rispetto agli anni scorsi? Che cosa è cambiato? Che cosa sta cambiando? Guardi, il ritorno del turismo non deve stupire nessuno, perché il turismo è in assoluto il settore economico più elastico e resiliente che Al di esiste. là del fatto che l'Italia è bellissima, insomma, ovviamente. Quindi, Chiaramente, ma certo. questo diciamo senza, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma magari lo ricordiamo, sicuramente siamo il paese più bello di tutti, probabilmente anche di tutto il sistema solare, se mai dovessero scoprire altre forme di vita. Però quello che è interessante è che diciamo, in questa ripresa c'è stato un momento di, secondo noi, di un po' di ansia, no? Nel senso c'era la corsa Sì. anche al recupero, giustamente, di un break-even, no? Recuperare i tassi di occupazione come erano una volta. Ora stiamo ritornando verso un equilibrio. Dobbiamo però stare attenti, cioè nel senso non dobbiamo inseguire il numero, la quantità, dobbiamo sicuramente guardare, perché è un'occasione storica, agli elementi di sostenibilità che ci consentono di garantire un'offerta di qualità. Noi vogliamo che le persone che vengono in Italia non solo stiano di più, ma vengano fuori dai principali momenti di vacanza dell'anno e spendano, perché no? Presidente, ci sono anche dei dati che riguardano i passeggeri aeroportuali con risultati migliori anche rispetto agli anni passati? Assolutamente sì, si parla di 217.000 arrivi internazionali solo nella settimana di Pasqua. Io vorrei sottolineare che questo è possibile anche e soprattutto grazie al fatto che i nostri hub aeroportuali stanno diventando veramente hub di eccellenza. Bergamo è cresciuto moltissimo, Roma Fiumicino è diventato un aeroporto assolutamente eccellente, così come tanti altri anche nelle nostre isole. Quello che sicuramente è ancora un fattore su cui ci auguriamo si possa lavorare congiuntamente con le compagnie aeree sui prezzi dei voli, perché oggettivamente c'è ancora un problema forte di costo che sicuramente non incentiva una vacanza un pochino più inclusiva.